Niccolò Gigli, una vittoria fondamentale alla prima di campionato, è stata un pochino più difficile del previsto dopo l'espulsione del difensore del Campobasso, però insomma l'Arezzo ha dimostrato concretezza. Sì, è stata una partita dura, una partita maschia, lo sapevamo perché le squadre di Braglia sono così, e non conta che è una neopromossa perché hanno giocatori d'esperienza, un allenatore d'esperienza, e è stato difficile anche nonostante avevamo la superiorità numerica perché si chiudevano bene, noi secondo me potevamo fare meglio gli ultimi 20-30 metri anche dopo l'espulsione del loro giocatore, però ci prendiamo il punto perché la prima è sempre difficile per tante dinamiche, per tante situazioni. E ci prendiamo questa grande vittoria, ci prendiamo l'entusiasmo, adesso riazzeriamo e ripartiamo. L'Arezzo ha fino a lunedì per pensare alla prossima di campionato, ci sarà una trasferta a Pesaro dove in Coppa Italia abbiamo vinto, ma forse probabilmente sarà un'altra musica. Sì, sarà un'altra partita sicuramente, una squadra ostica, una squadra che secondo me quest'anno farà un campionato diverso rispetto a quello dell'anno scorso, perciò rizziamo le antenne e ci prepareremo per un'altra battaglia perché secondo me sotto l'aspetto di durezza della partita sarà molto simile a questa. Come è andata a livello personale? Insomma, hai giocato da titolare, è la prima di campionato, c'era anche una bella cornice di pubblico, è stato un esordio positivo anche per la squadra, ti chiedo sensazioni. Sì, sono molto contento, è stata una grande emozione, quello che ho detto anche nella presentazione, un pubblico così importante poi ti spinge nei minuti finali quando arriva la stanchezza, quando arriva quella pressione da parte dell'avversario che ti porta un po' a soffrire, è una spinta importante che ti tiene sveglio, ti tiene concentrato, quindi sono contento sia della prestazione ma soprattutto della vittoria e del tanto entusiasmo che c'è in città e sugli spalti.